Fratelli rossoneri, amici rivali di YouTube, buonasera a tutti. Le partite vanno chiuse prima, ragazzi. Mi avete fatto sudare fino alla fine, ho detto mica sta a vedere. Quando ho visto il tiro di Pionte, mi sembrava di rivedere Holly e Benji. Vi ricordate Holly e Benji, quei tiri lì, dalla catapulta infernale a quando si arrampicavano i gemelli Derry sulle porte? Quel cazzo di tiro lì che la palla sembrava dentro, poi ha fatto... qualcuno avrà soffiato da fuori, non lo so. E ritornato dentro ho detto, buono, ci siamo, quella andiamo a pareggiare. E invece l'abbiamo portata, minchia. E invece l'abbiamo portata a casa. Complimenti ragazzi, prima cosa, perché vi avevo chiesto semplicemente 3 punti. Non vi avevo neanche chiesto la prestazione, lo spettacolo, il gioco, i tre punti sono arrivati. La seconda cosa che avevo chiesto è stato l'impegno ce l'avete messo, non posso dire niente, perché arrivavamo anche, c'eravamo più con la gamba, arrivavamo primi sul pallone. La terza cosa, c'è ancora tanto, ma tanto, tanto da lavorare. In confronto alle prime tre davanti proprio non ci guardiamo neanche, perché tanto non abbiamo la rosa competitiva come la loro, quindi non ci guardiamo neanche. Però siamo anche indietro rispetto, secondo me, alla Lazio. È brutto dirlo, ma anche all'Atalanta e anche alla Roma. La Roma c'ha un po' di problemi difensivi che secondo me adesso loro col calcio mercato risolveranno. Noi invece siamo ancora qua come i bacucchi. Andiamo un po' ad analizzare un pochettino la partita. Allora, Calabria, c'è stato un ragazzo, vi dico, che durante la partita mi ha scritto: ascolta, ma lo fai un video su Calabria dopo? E in quel momento giuro che ci stavo pensando. A me dispiace sempre, Davide, andare contro a te, perché comunque sei un rossonero, sei un bravo ragazzo, ti impegni anche, perché sul piano dell'impegno ti impegni molto di più di quel bastardo di merda di Rodriguez, che odio veramente. Però sei limitato, non sai quando devi andare sopra a fare sta minchia di sovrapposizione, e non sai un attimino, cazzo, quando invece non devi andare, che poi sei sempre in ritardo. Hai preso un giallo nel primo tempo, che eravate lì in 3-1, sei andato a tirarlo per la maglia, ma un fallo ingenuo del cazzo, che hai preso un giallo che veramente non stava né in cielo né in terra, che questo qua eravate tu, Musacchio, un altro che stava rientrando, eravamo nella nostra metà campo, questo qua si stava defilando, sei andato a prenderlo per i pantaloncini. Ma che cazzo di fallo fai? Vabbè, comunque. Rodriguez, il suo bel compito sempre, dalla metà campo al nostro portiere. In fase difensiva è sempre bello fresco e riposato, perché davanti non corre un metro, non c'è stato ancora oggi una volta che mi sia andato sul fondo a mettere un cross, almeno Davide 2 volte sul fondo ci ha provato ad andare, ok, anche con magari non risultati soddisfacenti, però almeno sei sovrapposto, te proprio, tu stai lì dietro, bello tranquillo, tu bel caffettino, quando noi attacchiamo, che cazzo te ne frega, tanto poi quando arrivano dietro comunque sei bello fresco e riposato. Non è così per me, il gioco del calcio non è così, il terzino deve andare e tornare. Benasser, ancora secondo me fuori condizione, ancora non valutabile. Però voglio dire un'altra cosa che non ho mai detto in tutti i video che ho fatto in questo mese qua. Alzi, tenga la mano abbassata a chi gli manca Bakayoko. Allora, parliamoci chiaro, Bakayoko, nonostante non si sia comportato benissimo in un paio di situazioni, una volta che si è fermato, che le si è fermata la macchina mentre stava andando ad allenarsi, un'altra volta che ci ha messo 2 ore per cambiarsi, perché Gattuso gli ha detto, no, adesso stai lì, lasciando stare questi 2 episodi qua, che poi la partita dopo a Firenze, vi ricordate che partita della Madonna che aveva fatto, quando avevamo vinto 1-0 col gol di Çapanoğlu, anche lì di testa, che Çapanoğlu solo di testa se ne, perché se prova a tirare lasciamo perdere, Bakayoko manca in mezzo al campo. Ma Bakayoko con questi tentacoli, con queste, le prendeva tutte, e non era neanche male di piedi. Perché non l'abbiamo riscattato Bakayoko? Boban, perché non l'abbiamo riscattato? Uno come te che ne capisce, perché non l'ha riscattato? Ah, risponde un ragazzo che mi ha chiesto, ma perché sempre fai così? Perché vedo se è arrivata gente. Adesso è finita la primo tempo di Juventus-Napoli, la Juventus vince 2-0, ma la Juventus è una corazzata come l'Inter, quando ti deve segnare ti segna, non c'è un cazzo da fare. Col Parma scherzato, adesso col Napoli ha giocato, pim pum pam 2-0, vediamo però nel secondo tempo, perché comunque il Napoli, comunque una gran squadra anche il Napoli. Poi andiamo avanti, gran partita di Susino, bravo Susino, ti ho visto correre senza palla, ti ho visto impegnarti, ti ho visto col coltello fra i denti, hai fatto un gran cazzo di assist di destro, che gli hai messo a Çapanoğlu una palla con scritto spingere, che se la sbagliavo entravo in televisione, veramente, gran partita di Susino nella sua posizione, tu puoi giocare soltanto lì. Corri ancora come hai fatto oggi anche senza la palla, proponiti senza la palla come hai fatto, che veramente ti voglio sempre vedere così, Suso, mi raccomando, perché sei anche quello più buono che abbiamo coi piedi. Çapanoğlu non si è comportato male, gol a parte comunque, hai provato a fare un tiro a giro che l'hai messa 10 metri fuori nel primo tempo, che potevi fare la doppietta, ma tu segni solo di testa, l'anno scorso 2 reti, tutte e 2 di testa, quest'anno primo gol in campionato, primo nostro gol, Çapanoğlu di testa, questo la dice tutta. Poi volevo spendere 2 parole su Giampaolo.
Allora, Giampaolo, guardami un attimo negli occhi. Qua non sta allenando né la Sampdoria né l'Empoli. Ok? Borini, con tutto l'impegno che ci può mettere, non può giocare nel Milan. E non ha sfigurato quando è entrato, per l'amor di Dio. Ma qua non sta allenando né la Sampdoria né l'Empoli. Ok? Borini, noi non lo vogliamo vedere in campionato da titolare. Se vuoi farlo giocare in Coppa Italia per far rifiatare qualcuno, mi sta bene. Paquetà deve essere titolare inamovibile. È entrato, ha fatto un partitone. L'unica cosa che vi devo rimproverare è che non abbiamo chiuso la partita. Piontek, cioè, veramente, cioè, ha una sfiga addosso ultimamente quel ragazzo lì, che la prima palla va a beccare il portiere, la mano del portiere staccata dal corpo, la va a centrare in pieno. Il secondo tiro, come ho detto prima, Loli Benji, la palla torna indietro. Secondo me la decisione di far giocare Andre Silva non è stata una scelta tecnica, ma una scelta societaria, perché per me è stata la società a dirgli: fallo giocare, speriamo che segni magari un gol, un paio di gol magari, che quello ogni tanto ce l'ha, la cosa che fa tre gol nella partita, poi per 8 mesi il buio totale. E magari qualcuno se lo piglia. La sfiga ha voluto che ha fatto cagare anche oggi. Cagare proprio no, una partita da 5 e mezzo, neanche da 4, da 5, come magari altri magari li darebbero. Per me ha fatto una partita da 5 e mezzo. Niente di più, niente di meno. Comunque, l'importante erano sti cazzo di 3 punti dopo la settimana di merda che abbiamo passato. Adesso godiamoci un attimino sta vittoria, vediamo un attimino le altre che cosa faranno. Ma più che vedere le altre, noi dobbiamo guardare a noi stessi. Guardiamo invece che cosa fare sul mercato prima di lunedì. Boban, vai a vedere un terzino, cazzo, vai a vedere un terzino. Un'altra cosa, scusate, ma quando abbiamo preso Rafael Luao, che ho fatto il video, che ho detto: ma chi cazzo è questo? Ma soltanto io l'ho detto, perché non lo fa giocare adesso? Rafael Leao, perché non lo fa giocare? Sei così tanto forte, anche come quel ragazzo qua sotto mi ha detto, guarda che quello è forte, forte, forte. Se uno è forte, gioca. Prima partita un quarto d'ora, seconda partita non è neanche entrato. E mi avete mandato via Cutrone. Questi qua sono stati soldi spesi bene, secondo voi? Datemi un parere. Ragazzi, iscrivetevi come state facendo al canale YouTube. Clic, 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 clic. Campanella per gli aggiornamenti. Clic, 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 clic. Condividete il video se vi è piaciuto. Se no, ragazzi, ci sentiamo domani. Se stasera andate a ballare e guidate, non bevete. Se invece non guidate, fate quel cazzo che volete, che vi divertite e ne avete il pieno diritto. Ciao ragazzi, buonanotte a tutti e buona serata a tutti.